Non è facile pensare di giocare quando non conosci le date della partenza e questo maledetto Covid-19 di danni ne sta facendo davvero tanti, caratterizzando la vita e in questo caso anche lo sport. Il giorno che decidiamo di ripartire con le nostre registrazioni, dopo una settimana di stand-by dove la Marina Nese Cattolica 1923 ha realizzato una quarantena data la positività di alcuni tesserati, la squadra ha ripreso ad allenarsi solo nella giornata di giovedì 12 novembre. Doppia seduta quella prevista nella giornata di venerdì 13 dove abbiamo avuto l'onore di essere ospiti a pranzo della stessa società, la quale in maniera squisita davvero ricognabile ci ha fatto sentire a nostro agio a casa nostra. Piuttosto complimenti al club e... I ringraziamenti da parte nostra sono d'obbligo. Ma veniamo al calcio giocato. La preparazione in casa giallorossa scatta con la squadra al completo. Gott ha ripreso dalla botta all'immediata col progresso. Assu è tornato in sorriso dopo i gol, anche se a Di libero non è mai mancato. E Melonghi ha voglia di mettersi da subito in mostra, come del resto Sartori, il quale ci dirà di essere carico come non mai. La classifica inganna, i pazienti sanno aspettare chi non lo è muove le prime critiche. A gettare acqua sul fuoco con la forza della fatica e del sudore ci pensa il tecnico Simone Lilli, che nella vita ha imparato a portarsi dietro in motto che le strutture si costruiscono partendo dalle ottime fondamente. Come dagli torto, a questo si aggiunge il pensiero del responsabile dell'area tecnica Rino D'Agnelli, che si gode la macchina accesa, mentre il presidente Oscar Cervellieri si gode i primi mesi della non facile unione tra marignanese e cattolica, dando l'input del proseguimento in quanto quello creato e modellato piace e come. Con l'aiuto di Roberto Gabellini ascoltiamo i protagonisti partendo dal tecnico Simone Lilli. Mister, come la va con questo covid? <ride> Qui <Quel> gattaci covid. <ride> sì, gattaci covid, eh, dai. Eh, abbiamo incominciato ieri a fare il primo allenamento dopo dieci giorni che siamo stati completamente in quarantena tutti quanti. Quindi c'è già solo l'entusiasmo per il fatto di, di aver messo il piede fuori casa e, e incominciare a correre. E quindi abbiamo fatto sicuramente de, de buon, un buon allenamento. Oggi facciamo il doppio allenamento e, e via. Insomma, che Ci stiamo preparando per, per affrontare, non so chi, nel senso, San Maurese eh, oppure Ghivizzano, oppure aspettare ancora. Però lavoriamo giorno dopo giorno e, e, e lavoriamo per questo per, per riprendere un pochettino la forma. Ecco. Speriamo che cambino i protocolli perché con uno diciamo che positivo, asintomatico, dover tenere bloccati tutti non sembra una cosa eh, straordinaria. Ma sai io lo, me l'hanno chiesto anche poco fa, cioè pochi giorni fa in un'intervista così che è uscita sul giornale, per me questa è la prima cosa da fare. E naturalmente parliamo del nostro settore che è il calcio rispettando tutto quello che succede nella vita di tutti i giorni però è chiaro che se vogliamo continuare a provare a giocare bisogna che la prima cosa è che cambino le regole che per quanto riguarda noi è il protocollo e quindi questa è la prima cosa poi dopo e dovremo gestire le, le situazioni io sono convinto che quest'anno raggiungeranno i risultati ognuno il suo quelli che in questa situazione veramente anormale sbagli il meno possibile e chi sbaglia di meno secondo me alla fine raggiungerà il proprio obiettivo e l'obiettivo della San Maurizio Cattolica qual è? è quello eh, di Mari fare un Mari Marignanese sì, scusa sì, sì, sì. Eh, qual è quello di fare un buon campionato? Ma io, a me, la società mi ha detto dall'inizio di salvarsi, di consolidare la categoria. Consolidare la categoria innanzitutto significa rimanere in Serie D. E per me rimanere in Serie D può significare anche l'ultimo minuto dell'ultima giornata come può significare fare magari salvarsi con qualche giornata d'anticipo, però l'importante è questo, cioè, a me mi hanno chiesto questo, ai ragazzi eh, hanno chiesto questo e io dal primo giorno di allenamento ho messo in evidenza il nostro obiettivo. E quindi da questo punto di vista non, non, si, non si discute, non ci si discosta e, e dopo cinque partite possiamo dire che siamo su una strada, eh, sulla strada giusta. Indipendentemente dai punti che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto vedere la capacità di, poterla, eh, di potercela giocare e di potercela fare per quanto riguarda la vittoria, non è venuta perché ancora mancano, manca un pezzettino che dobbiamo andare a prendere con, con il lavoro e con il fatto di stare un pochettino di più insieme. Ogni partita sarà una finale. Ma come deve, essere, come deve essere per qualsiasi tipo di obiettivo, l'anno scorso lottato, abbiamo lottato, io ho lottato per vincere il campionato, ogni partita era, era questa. E quindi se tu ti devi salvare, se tu ti vuoi salvare, ogni partita deve essere questa. Quindi io i tre punti che abbiamo raccolto fino adesso non, non, li, metto, non li disdegno affatto e, e non sono neanche il tipo che dice potevamo avere o pensare che potevamo avere qualche punto in più. Io, il campo secondo me è sempre un giudice supremo, è un, è un giudice neutrale e, e come tale conta perché è lì che poi si vedono le cose positive e le cose da migliorare. Quindi se noi abbiamo tre punti in questo momento è perché ci meritiamo questo, indipendentemente da tutto da, e da quindi eh, dobbiamo lavorare su, su noi stessi ancora di più. Io da opinionista, da giornalista penso che il cattolica farà un bel campionato. Ma per me ripeto, il fatto che chi è da fuori vede e dice queste cose e, e ha queste sensazioni, per me è una cosa che mi porta a casa, è una cosa positiva. Io domenica quando abbiamo fatto 3 a 3 uscire con l'applauso delle persone quelle persone che c'erano, insomma sapendo che poi a Cattolica, potrebbero, cioè nello stadio di Cattolica potrebbero esserci veramente tante più persone perché è questo anche il nostro obiettivo, no? riportare l'entusiasmo, riportare le persone al campo ecco se io devo, lascia, devo ricordarmi la partita col Progresso oltre al fatto del punto quell'applauso finale mi fa, mi fa ben sperare perché tu vuol dire che a quelle 150-200 persone, non so quanto erano, hai, hai dato qualcosa e perché se no l'applauso non te lo facevano. E quindi di conseguenza, di conseguenza è un punto di partenza e mi auguro che quando poi finisca tutto questo ci sia lo stadio pieno e noi che lottiamo per quel nostro obiettivo che è, che è la salvezza. Comunque il fatto è che state mettendo le fondamenta e le fondamenta mi sembrano valide ed è quello che è importante per tutta la zona di San Giovanni Marignano è cattolica, riportare la gente allo stadio e creare entusiasmo con questi bei campi, eccetera, è importante proprio far vedere che ci si mette l'impegno. Questo penso che poi dopo, dai, adesso io faccio sempre l'esempio, se tu vuoi costruire qualcosa di importante, Beh. la casa si costruisce dalle fondamenta e le fondamenta devono essere ben, ben solide perché sennò altrimenti la casa le prime, ai primi scrolloni cade. E se hai delle buone fondamenta piano piano incominci a costruire la casa e per quanto riguarda la nostra casa sono no, i nove mesi eh, o quelli che saranno insomma eh, che riguarda la 34esima giornata cioè tu la casa la devi costruire in queste 34 partite e poi sono convinto che sarà completa sarà bello brutto non lo so ma l'importante è che stia in piedi e per quanto riguarda me eh, stare in piedi significa rimanere in Serie D e quindi con vista, una casa con vista sul mare. Esatto, eh, siamo sul mare, quindi, quindi più, la facciamo, più la facciamo solida, più la facciamo che sta in piedi e più abbiamo la possibilità di vedere il mare. Buon lavoro, Victor. grazie, grazie, grazie. I caricamenti in corso dell'operazione... Rosa è stato eseguito nel corso della sessione estiva. Con il blocco del campionato, o meglio della momentanea sosta, tutto viene portato al rallentamento delle operazioni, anche in ottica entrate ed uscite, e chiaramente rimodellare l'opera non è mai facile. Paradossalmente, se il campionato verrà fatto ripartire a fine novembre con la Marinanese Cattolica 1923 impegnata a domicilio con il Ghivizzano e tre giorni più tardi con la San Maurese, sarà un dispendio di energie enorme che porterà i giallorossi a giocare le partite fino al 23 dicembre ogni tre giorni, ma soprattutto con il mercato aperto un lasso di tempo che lascia parecchi pensieri meglio dunque godersi il presente al microfono di Roberto Gabellini e la volta del responsabile dell'area tecnica Rino D'Agnelli Rino D'Agnelli direttore sportivo del Cattolica la situazione Covid non dico complichi le cose però eh, siete ripartiti ieri con gli allenamenti e quindi la cosa non è che sia estremamente positiva, però c'è tempo per fare bene. Sì, eh, siamo ripartiti ieri dopo una decina di giorni di, appunto, di quarantena come prevede il, il protocollo. Eh, sfortunatamente cioè, fortunatamente da un lato tutti i calciatori, lo staff, quasi tutto lo staff è... è negativo, purtroppo abbiamo riscontrato ancora un positivo, quindi che sta continuando ovviamente la quarantena, e, purtroppo quest'anno è così, eh, bisogna conviverci e come ho detto anche ieri in un'altra intervista, secondo me adesso forse è il momento di pensare di fermarci un attimino per cercare di... Di raccogliere un po' le idee e di, di capire anche con i nostri vertici di Lega che cosa c'è, cioè dove bisogna andare, cioè che strada prendere. Cambiare i protocolli e renderli più simili a quelli delle società professionistiche? Sì, forse sì, anche se ovviamente poi c'è un problema di costi che una Lega come la nostra non può sopportare, quindi ci vorranno anche degli aiuti sia governativi che federali perché altrimenti non si può andare avanti. I 3.000 euro servono solo per comprare l'acqua, poi nemmeno perché deve essere disinfettata. Esatto, 3.000 euro è un pagliativo che il Presidente ha dovuto ovviamente dare, ma questo è un minimo acconto di quello che dovrebbe dare alle società perché stanno veramente facendo uno sforzo enorme e, e quindi io spero che al più presto si trovi una soluzione. Parliamo di Marignanese Cattolica, ecco, l'organico è a posto o state ancora pensando a qualche piccolo aggiustamento? Ovviamente questo è un anno particolare dove non riesci neanche a fare delle, delle analisi lucide perché giochi una domenica, poi tre non giochi, quindi di fatto noi abbiamo fatto solo cinque partite e, e fatte anche in, in maniera non proprio normale. E ovviamente qualche accorgimento lo, lo prenderemo a dicembre, sempre se il mercato verrà confermato a dicembre. Qualche accorgimento lo prenderemo, però speriamo di riniziare a giocare perché, ripeto, a queste condizioni che reputo il campionato falsato sarà anche difficile. Sarà difficile. La situazione è quella che sappiamo, eccetera, soprattutto una società di provincia. Ma il vostro progetto è quello di unire San Giovanni Marignano e Cattolica? Però su questo piano mi sembra che siate molto avanti, cioè le fondamenta sono state gettate. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi, io arriviamo, oggi abbiamo fatto la doppia, arriviamo da, da un pranzo che abbiamo fatto a, a San Giovanni Marignano con, diciamo, con la, la vecchia eh, società e con i dirigenti che sono attualmente anche dirigenti nostri, eh, dove l'ambiente è un ambiente assolutamente familiare, quindi capisco anche come possono aver vinto un campionato, oltre che avrà sicuramente avuto una buona squadra c'era anche l'ambiente, che era un ambiente favorevole per questo. Lo cerchiamo di riproporlo anche qui, eh, io sono contentissimo di questa unione perché ho conosciuto delle persone veramente, eh, delle buone persone e delle, delle brave persone. Eh, dobbiamo andare avanti così e sviluppare il nostro progetto nel migliore dei modi. Fra brave persone si arriva in alto. Sì, sì. Mm, ovviamente nel calcio non basta perché poi ci va anche qualcos'altro, però certamente è un, inizio, è un buon inizio e qui secondo me l'inizio è positivo. Grazie.

Si è battuto come non mai per mantenere il calcio vivo a Cattolica e l'ha fatto unendo le forze con il miracolo Marignanese, la sua Marignanese che aveva vinto il torneo di eccellenza. L'unione fa la forza e tra qualche capriccio e tanta pazienza la ripresa avvenuta sul rettangolo da gioco ha messo d'accordo tutti. La squadra è uscita tra gli applausi del pubblico dopo la prestazione interna col progresso e proprio questo fa ben sperare per il futuro. Al microfono di Roberto Gabellini interviene il presidente Oscar Cervellieri. Senza i cervellieri, domenica sappiamo che la formazione la farà lei. Tanto <ride> Sicuro, non si gioca. tanto non si gioca, potrei fare anche io, non giochiamo, no. Quella esatto. battuta magari, se potesse Beh, giocare, ma... Lo so, magari. Purtroppo so. la situazione più brutta è proprio questa incertezza, perché non sappiamo il protocollo, non sappiamo quando si gioca, quindi è difficile anche andare avanti con la programmazione, veramente stiamo vivendo ora, ora per ora. Io ho notato una cosa, oggi siamo stati con voi, che questa unione fra Cattolica e San Giovanni e Marignano comincia a funzionare. Si sta creando fra di voi un bel rapporto d'amicizia, di volontà di mettere delle fondamenta per un progetto che è circondariale, è di zona. Cioè, San Giovanni e Cattolica sono piccole realtà, però unite possono essere una grande realtà. Sì, questo merito, merito di, di tutti i dirigenti, di tutti i miei dirigenti, dei nuovi che sono arrivati a Cattolica e del mio gruppo storico che hanno capito che probabilmente la scelta che abbiamo fatto era quella giusta, quella di unire le forze per poi crescere in un progetto che, che, che può, porterà, porterà sicuramente benefici un domani alle due cittadine. Quindi ci sono da vincere un po' di un po' di correnti diverse perché è giusto che sia così, è giusto che ognuno abbia la sua idea, però sono convinto che la scelta che è stata fatta è quella giusta, quindi qualche dirigente storico lo, lo comincia a capire perché vede che il progetto appunto che abbiamo presentato il 4 agosto va avanti, va avanti con, con fatti concreti, non sono, solo, non sono chiacchiere, quindi eh, i, i due settori giovanili stanno, stanno dando i loro, i loro risultati. Quindi stiamo procedendo con tutte le difficoltà del caso perché poi è quando non si ha la certezza anche di poter vedere i frutti del lavoro la domenica e diventa difficile poi no? e tenere anche il, 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 la barra dritta e diciamo, la rotta, però la convinzione è quella che mi, che mi ha sempre contraddistinto in, in questi anni che ci ha sempre contraddistinto di portare avanti le scelte fatte e poi il futuro dirà se arriveranno i risultati o meno, però sono, sono fiducioso io. Uno come lei che è anche capitano di una nave o di una, una piccola natante, però comunque conosce i venti, eccetera, quindi anche le resistenze sono comprensibili. Però quando si tratta di educare i giovani, di farli crescere, di dargli un obiettivo, penso che questo sia superi tutti ost gli ostacoli questo è il nostro progetto questa è la nostra missione quella di, di far crescere i giovani perché poi eh, il progetto quello che prevedeva di avere due settori giovanili completamente diciamo, territori, eh, diciamo, te territoriali autonomi non si è snaturato nulla perché San Giovanni Marignano ha il suo settore giovanile cattolica eh, è rinato dietro questo progetto per cui vedo che le famiglie sono contente le famiglie di Marignano vengono allo stadio a vedere gli allenamenti dei loro figli e viceversa la fanno cattolica. Quello che manca è purtroppo vedere la squadra che rappresenta le due città la domenica. Speriamo di poterla rivedere il prima possibile. Quindi, un, il mio appello va alla federazione che trovi le soluzioni giuste eh, perché poi. L'incertezza è quello che ferma qualsiasi progetto, quindi non avere la certezza di quello, che, di quello su cosa uno può investire, su, quello su cosa uno può puntare, è, è, il, diciamo, il, è il nemico di qualsiasi progetto imprenditoriale, dal calcio alla, al lavoro. Quindi questo clima di incertezza. Noi cerchiamo di superarlo vedete, facendo doppi allenamenti. Anche oggi abbiamo fatto subito dopo, siamo andati a Pranzo a Marignano, poi siamo tornati in Nuovo Cattolica. Quindi, noi sul territorio ci siamo e ci facciamo vederci, e siamo contenti quando le persone ci vengono a vedere al campo. Quindi, andiamo avanti con il nostro progetto, poi chi vivrà vedrà, vedremo. I giovani saranno i giudici, ma sicuramente hanno avuto dei bravi padri. Sì, è vero, sì. Io parlo della mia esperienza personale eh, come Presidente della Marianese. Eh, quando arrivai a Marignano nel 2011-2012 eh, si era una piccola società con 80-90 bambini del settore giovanile. Ad oggi siamo più di 200 ragazzi, eh, è nata una nuova terza categoria, San cioè Giovanni Marignano, quindi per poter da, avere anche un ulteriore sviluppo o sfogo per chi magari non è pronto per fare la Serie D. Abbiamo portato la Marinesi in Serie D, questa la giochiamo in Serie D, siamo cattoliche, siamo ospiti qua cattoliche, però stiamo vedendo che sul territorio, secondo me, il progetto comincia ad aderire perché poi è cattolica, la conosciamo tutti, è una cittadina che ha sempre fatto calcio a certi livelli, il calcio era sparito e con questa unione siamo tornati eh, qui, qui in zona a fare calcio a un certo livello, perché poi in questo momento qua unire le forze è fondamentale. La chiameremo cattolica in Marignano? Sì, cattolica a San Giovanni, sì, siamo tanti a fare le cose con serietà, con serietà, soprattutto rispettare le persone che si impegnano e dare soprattutto la possibilità alle persone di dimostrare quello che vogliono fare senza dare giudizi a priori, perché poi chiaramente è facile criticare. Io dico sempre anche che sbaglia a chi fa. Per noi, Marignano, è stata una scelta storica. Poi su questo discorso non vorrei più tornare perché poi il progetto sta, sta partendo con dei, con dei soci importanti, con Massimo no, Nicastro, Esatto. Diciamo che le potenzialità per fare bene ci sono e mi auguro di dimostrarlo con i fatti, ancora una volta con i fatti, perché sono convinto che il progetto sia valido e sia valido per, per l'intero etapalco. Anche da quel punto di vista, il presidente Servigieri è un uomo vincente sempre. Grazie. Grazie a voi e è sempre un piacere vedervi qua al campo. Si parte con una velocità moderata che porta ad analizzare meglio il percorso e chissà che questa stagione maledetta dovuta al Covid-19 non possa regalare importanti scenari futuri e gettare le basi, magari percorrendo quella famosa strada attorno al rettangolo da gioco, questa volta a velocità maggiore. L'importante è non bruciarsi e fare il passo sempre a seconda della gamba. Nella prossima puntata conosceremo meglio Merlonghi e Sob, tra l'altro molto attivo sui social, faremo delle riflessioni sul mondo marignanese cattolica e conosceremo alcuni dirigenti che da anni si occupano dietro le quinte del club. Nel frattempo da Daniele Emanuelli è veramente tutto.